Ok, siamo arrivati online nel gruppo. Buonasera a tutti. Aspettiamo un po' che ci raggiungano le varie persone, i vari iscritti. Siamo in compagnia di Antonio Perricci, esaminatore nazionale registro storico, e quindi questa sera approfitteremo delle sue conoscenze e competenze per chiarire un po' tutti quelli che sono i dubbi, ma anche per capire un po' così lo spirito, ecco, di quello che è il Registro Storico Nazionale Italiano. E innanzitutto benvenuto Antonio. Grazie, grazie. Sì. Sì, ti sento. Un po' a tratti, ma ti sento. Un po' a tratti, orca. Sì, sì. Ok. Se non mi senti bene, dimmelo, che magari riproviamo la connessione. Ok. Dunque, io ricordo a tutti, come le altre sere, buonasera Roberto, vedo i commenti, buonasera. Le varie persone che ci sono collegate vogliono partecipare al discorso, insomma, fare delle domande, chiedere delle curiosità. Per farci vedere il nome e cognome dovrebbero cliccare sul link appena sopra alla schermata del video dove ci siamo noi, c'è un link con un testo in inglese, dovrebbero cliccare lì per autorizzare Facebook a, insomma, a far visualizzare proprio nome e cognome. Ecco. Altrimenti io vedo solo Facebook user, quindi massimo firmatevi, ecco, mettete una firma. Bene, allora dicevo, siamo in compagnia di Antonio Perricci, che è esaminatore nazionale registro storico. Esatto. Nel gruppo lo trovate con il nickname di Antonio Epoca, che ormai è noto a tanti perché è venuto a salvare tante situazioni, dubbi, eccetera. Dopo questa lunga introduzione, volevo passare appunto la parola a lui perché ci spiegasse un po', ci illustrasse che cos'è il registro storico, quando è stato creato e qual è, insomma, il suo scopo principale, ecco. Ok, allora il registro storico della FMI è uno dei cinque registri storici riconosciuti dalla legge italiana, esattamente dall'articolo 46 del codice della strada. Oltre al registro storico FMI abbiamo il registro storico ASI, lo storico Fiat, storico Lancia e storico Alfa Romeo. Per la legge sono tutti e cinque equivalenti, uguali, hanno la stessa funzione. Ovviamente ogni registro, diciamo che nel corso degli anni si è specializzato ognuno in un suo settore. Quel registro storico FMI, Federazione Motociclistica Italiana, si occupa solo ed esclusivamente di motocicli e ciclomotori, a differenza degli altri registri che si occupano prevalentemente di auto e in piccola parte, perlomeno il registro storico ASI, anche di motocicli e ciclomotori. Qual è lo scopo principale del registro storico? Lo scopo è quello di tutelare, preservare il patrimonio storico motociclistico italiano, perché noi appassionati abbiamo il cuore che ci porta verso le moto. E le guardiamo sempre come un oggetto di culto. In realtà, una moto, oltre a essere un oggetto di culto, è un oggetto che ha un suo intrinseco valore anche a livello storico, perché come un'opera d'arte può sembrare una blasfemia, ma in realtà è così. Anche la motocicletta ha scritto pagine illustri di storia. Se pensiamo agli albori, a quando è nata, a tutti i benefici che le moto hanno portato nel dopoguerra, per esempio, quando hanno rimesso letteralmente in moto, scusate il gioco di parole, ma è proprio così, l'Italia. Quindi voglio dire, la motocicletta ha lasciato un segno indelebile nella storia. Il nostro compito è quello di tutelare e valorizzare questo. Come lo facciamo? Lo facciamo cercando appunto, attraverso i motoclub, attraverso gli appassionati, di essere presenti sul territorio e quindi di stimolare coloro che condividono la nostra stessa passione alla ricerca, al recupero e alla valorizzazione di questi mezzi. Valorizzazione che viene data appunto dall'iscrizione al registro storico, che intrinsecamente aggiunge un qualcosa, un valore,
riconosciuto appunto dalla legge, che non è quel semplice pezzo di carta che noi, il certificato che noi otteniamo, ma in realtà quel certificato rappresenta un riconoscimento legale del valore storico. Noi il termine tecnico è certificato di rilevanza storico e collezionistico, perché appunto con quell'iscrizione noi certifichiamo a norma di legge il nostro veicolo quale veicolo di interesse storico collezionistico. Ok, volevo capire poi perché iscrivere, perché a volte me, quando ci troviamo nei raduni o anche sul gruppo o anche in privato, io scopro alcuni amici, alcuni iscritti al gruppo che hanno delle moto bellissime, tutte originali, però non sono iscritte. Allora, vogliamo magari dire quali possono essere i vantaggi, perché a volte sembra che, non so come dire, rientrare in un gruppo, in una federazione, magari comporta complicazioni o anche spese, e invece in realtà poi si scopre che i vantaggi sono sicuramente maggiori del magari iniziale esborso che c'è. Sì, allora, partiamo dal fatto che nonostante noi cerchiamo in tantissimi modi, con la presenza appunto sul territorio attraverso i motoclub, con la presenza nelle fiere, nelle mostre, con le varie notizie che appaiono sulle riviste specializzate, di essere quanto più presenti e di pubblicizzare il nostro, tra virgolette, prodotto, il nostro lavoro, purtroppo però in realtà tanta gente non sa neanche dell'esistenza del registro storico, o perlomeno pensa al registro storico come a qualcosa di lontano, di non, che ha un valore non tangibile. Perché? Perché noi italiani siamo abituati a pesare le cose mettendo le due mani davanti, no? Io ti do, tu cosa mi dai? E come dicevo prima, in realtà il registro storico serve innanzitutto a valorizzare il nostro mezzo. Ci sono tanti di noi che hanno un mezzo storico perché magari era del papà o era del nonno, e a un certo punto decidono di metterci mano, di sistemarlo, di restaurarlo, e quindi si rivolgono a noi per avere consigli tecnici su come fare, su come non fare, o perché se non si rivolgono a noi non possono rimetterlo in strada. Pensiamo a tutti quei mezzi che sono stati nel corso degli anni radiati o che hanno perso targa, libretto, quindi non possono circolare. Il registro storico, il certificato, il CRS, ti dà la possibilità di rimetterli in circolazione. Quindi questo è il primo vantaggio tangibile, visibile. Se non hai il CRS, non puoi rimettere in circolazione un mezzo che è stato radiato, che è privo di documenti, perché di origine sconosciuta o perché è proveniente dall'estero, da paesi extracomunitari. Ecco, ti interrompo un attimo, Sì. perché mi è capitato di parlare con degli appassionati o che fossero proprietari di moto mai immatricolate, oppure appunto Anche. di moto che volevano acquistare all'estero e appunto mi dicevano: ma come faccio poi a invece immatricolarla in Italia, eccetera. Quindi quello che stai dicendo è molto importante sotto Sì, questo punto. se pensiamo ad esempio a quelle persone che hanno la fortuna, qualche giorno fa, se non ricordo male, nel gruppo ho visto qualcosa del genere. Mi sembra una gilera, qualcosa del genere, un avanzo di magazzino, cioè una moto che non è mai stata immatricolata, che non è mai stata venduta. Per poterla rimatricolare, l'unica possibilità che hai a norma di legge è iscriverla al registro storico per ottenere il CRS. Se non hai il CRS, non la puoi immatricolare. Quindi, dicevo, questo è il primo vantaggio reale, tangibile, che abbiamo con l'iscrizione. Dopodiché ci sono altri vantaggi che, diciamo, da un punto di vista nostro sono meno importanti, perché noi puntiamo più sulla valorizzazione del mezzo, ma che in realtà forse per gli utenti sono il motivo maggiore che li portano ad avvicinarsi a noi, soprattutto per quegli utenti come nel nostro gruppo, appassionati di moto anni 80 e 90, quindi moto che hanno già, diciamo, delle potenze e quindi di conseguenza dei costi di gestione notevoli. L'iscrizione al registro storico ti dà il primo vantaggio immediato, che è quello, ad esempio, per
per le moto dai 20 ai 29 anni di avere il bollo ridotto del 50% in tutta Italia, tranne che in Lombardia ed Emilia, dove addirittura non si paga per niente. E voglio dire, quando hai una moto che ha 150 cavalli e paga 200 euro di bollo perché è una euro zero, pagarne 100 o addirittura niente come voi in Lombardia è già un bel vantaggio. A parte quello, c'è il discorso delle assicurazioni convenzionate. Noi ad esempio in FMI abbiamo da anni un'assicurazione convenzionata con la Unipolsai, che funziona molto bene, a parte la serietà della Unipolsai, voglio dire, è stata collaudata nel corso degli anni, che prevede addirittura dei pacchetti per chi come noi ha la malattia di avere più di una moto, e ci sono i pacchetti a costi fissi per una moto, per fino a 3 moto, fino a 5 moto, fino a 10 moto, oltre 10 moto, e hanno dei costi veramente risori, perché se pensiamo che ad esempio nel centro e nel nord Italia una moto di 20 anni, quale può essere, non so, la R1 del 2000, la puoi assicurare con 90 euro all'anno senza nessuna limitazione, mi pare che di motivi per avvicinarsi al registro storico ce ne siano parecchi. Certo. Poi se pensiamo alle moto più anziane, moto che hanno 40-50 anni, l'iscrizione al registro storico, il possesso del CRS, ti dà diritto alla possibilità di circolare con le luci spente. Noi sappiamo benissimo che il codice della strada prevede l'obbligo di circolazione con le luci accese. Questa cosa per un mezzo che ha una certa età può diventare un problema. E infatti quando all'epoca nel 2010 è venuta fuori la nuova normativa, il cosiddetto decreto storico, ci fu all'epoca un'equipe nostra della federazione insieme a un'equipe delle altre federazioni, degli altri registri, che mise un tavolo in atto insieme alla motorizzazione e al governo per decidere quali dovevano essere i punti principali. E uno dei punti sui quali noi siamo appunto battuti è stato proprio quello di poter dare la possibilità alle moto di circolare con i fari spenti. Quindi questo per assurdo vale anche per le nostre moto 80-90? Sì, vale anche per le nostre moto, certo, assolutamente. Nel nostro caso non è un problema circolare con le luci accese, ci sono tante moto già degli anni, fine anni 90, primi anni 2000, che addirittura hanno la luce posizione fissa, quindi non la puoi spegnere. Però se pensiamo a moto più datate, moto degli anni 70 o anche prima, non dimentichiamo che c'è una cospicua fetta di appassionati che tranquillamente il fine settimana si fanno i loro 70, 80, 100 chilometri con moto degli anni 20, degli anni 30. Certo. E poter circolare con le luci spente è un gran vantaggio. A proposito, vedevo che stavamo spaziando un po' sui vari decenni, diciamo, ecco. Quindi la domanda potrebbe essere, ma io quali moto posso iscrivere al registro? Allora, è chiaro che a noi interessano di più le moderne, però per fare illustrare un po'. Sì. Allora, al registro storico possono essere iscritti tutti i ciclomotori, quindi i 50cc, e i motocicli che hanno compiuto 20 anni, di qualunque epoca, di qualunque genere, l'importante è che siano conformi all'originale. Cosa vuol dire essere conformi all'originale? Vuol dire che devono essere o dei bei conservati oppure restaurati in conformità all'originale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la moto, ad esempio, nasceva con il 4N2, Kawasaki ZZR 1100, col 4 cilindri, 4N2, con i due terminali cromati, la moto che viene presentata al registro storico per l'iscrizione deve avere la stessa conformazione, cioè deve avere il 4N2 cromato, che può anche essere non originale, cioè non quello marchiato Kawasaki con il quale la moto all'epoca è uscita dalla concessionaria, ma deve essere uguale nelle forme, nelle dimensioni e nella colorazione. Interrompo un attimo, Antonio, perché c'è Stefano che credo ci faccia una domanda a cui tu stai rispondendo, però per conferma io la leggerei. Dice
riguardo gli scarichi aftermarket, a molte moto anni 80, ma presumo anche, possiamo dire, precedenti, marcivano quelli originali, che sono impossibili da reperire. Quindi sono accettati se somigliano agli originali e magari sono anche gli stessi aftermarket che si montavano all'epoca? Allora, in parte diciamo che ho già risposto. Premetto che è impossibile, per quella che è la mia esperienza ormai quasi trentennale in questo ambito, non esiste. Perché a parte tutte le repliche completamente, assolutamente fedeli agli originali, se uno ha tempo, voglia, pazienza, e perché no, un po' di denaro da spendere, le cose originali le trova dappertutto. Poi noi viviamo in un'epoca in cui siamo veramente fortunati, l'epoca di internet, che ci permette di comprare ricambi in tutte le parti del mondo. Io per i miei Kawasaki non mi scorderò mai, lo conservo ancora, perché era troppo particolare come cosa. Sono riuscito, per un Z900 del 76 che ho restaurato all'epoca, ho recuperato un ricambio originale ancora in cellofanato incrustato dalla Kawasaki in Tanzania. Quindi voglio dire, le cose si trovano. Però, venendo agli scarichi, come dicevo prima, lo scarico può anche essere quello non originale. L'importante è che abbia la stessa conformazione, quindi 4 in 2, 2 in 2, 4 in 1, quello che era previsto sulla scheda di omologazione, sulla scheda originale della moto, che è quella che fa fede, quella che è depositata in motorizzazione, e che abbia la stessa conformazione, cioè la stessa colorazione, ovvero sia, se lo scarico originale era previsto cromato, deve essere cromato, se era previsto nero opaco, deve essere nero opaco, e deve avere la stessa forma. Ovviamente, più andiamo indietro nel tempo, più diciamo siamo un attimino, non dico di manica larga, non è il termine giusto, ma un attimino più tolleranti, nel senso che, mi spiego, se mi si presenta al registro storico una richiesta di iscrizione per, che ne so, una Yamaha XT del 2000 con la Krapovic sotto, e il tipo mi dice: ah, ho messo la Krapovic perché quella originale è andata a marcia e ho messo la Krapovic, mi dispiace, ma la cambi e rimetti quella originale. Okay. Se mi si presenta una moto Honda 4500 del 1979 con quattro marmitte non originali, quelle aftermarket dell'Abusso, che non sono neanche uguali come forma, ma sono similari, le accettiamo, perché ovviamente parliamo di una moto che c'ha già 40 e più anni, ok? Quindi diciamo, c'è un margine sul quale si può giocare, che è dato dall'età. Più in là andiamo col tempo, più siamo tra virgolette tolleranti, sempre però restando nell'ottica che la moto deve rispettare quella che era la scheda di omologazione, quindi i parametri che erano previsti in scheda di omologazione. Faccio un altro esempio: se la moto nasceva con un disco anteriore e il tamburo posteriore, anche se all'epoca c'era il kit per mettere i due dischi anteriori, non sono accettati perché non sono conformi alla scheda di omologazione. Esempio tipico. Sì, dimmi. Ancora, perché questo argomento sembra interessare molto. Allora, c'è una persona che purtroppo non vedo il nome, ma vabbè, leggo il messaggio. Dice: per una Ducati 996R, moto che veniva fornita col kit Termignoni carbonio per uso pista, si può presentare con questi o bisogna montare quelli omologati? Questa persona si è risposta da solo. Nella stessa sua domanda ha dato la risposta. Se i Termignoni erano uso pista, lui non può andarci in giro per strada. No, magari non la usa per strada, ma vuole iscriverla storica. Ok, la può iscrivere storica. Allora, in questo caso, lui potrebbe iscriverla con gli scarichi racing, ma dovrebbe iscriverla non con la procedura normale per ottenere il CRS, ma dovrebbe iscriverla nella categoria Epoca Sport, che è riservata ai motocicli da pista, quindi che non circolano su strada,
per cui lui la deve presentare senza documenti e senza targa come moto da pista. Ma attenzione, Epoca Sport non ti dà diritto né a bolli, né al risparmio sul bollo, né all'assicurazione, né a nulla. Ti dice soltanto che la tua moto è una moto storica per la pista. Punto. Okay. Se vuoi circolare per strada, la devi mettere in conformazione stradale, quindi con la targa, con il suo portatarga, con il catarifrangente, con le frecce, con la marmitta originale, tutto quanto. Tu prima facevi l'esempio, adesso mi senti bene, no, Antonio? Sì, 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 okay. Certo. Tu prima facevi l'esempio del monodisco o doppio disco anteriore e Luca Franchi ti chiede, per quanto riguarda l'impianto frenante, ci sono limitazioni oppure è possibile sostituire i dischi, direi con un disco somigliante a questo punto, e le tubazioni aeronautiche? Allora, le tubazioni aeronautiche, come ti spiegavo prima, le tolleriamo sulle moto più recenti, ovviamente, quindi sulle moto che interessano, diciamo, al nostro gruppo. Per quanto riguarda i dischi, sì, tu ovviamente li puoi sostituire, ma li devi sostituire con dischi aftermarket, se vuoi, ma uguali agli originali, mi spiego. Se la moto nasceva con i dischi forati, con i fori radiali, devi mettere dischi forati con i fori radiali, non li puoi mettere dischi a margherita, ad esempio. O se le flange di attacco erano nere a 5 razze, non gli puoi mettere quelle in Ergal viola a 4 razze, perché sono più fighe e sono più leggere. Ok? Devono comunque essere conformi agli originali. È molto semplice, basta ricordarsi queste due parole, conforme all'originale. Cioè, com'era la mia moto quando è nata, così deve essere. Se il pezzo non è marchiato Honda, Kawasaki, Suzuki, quello che è, non ha importanza. L'importante è che sia uguale all'originale. Ok, sei stato molto chiaro. Quindi sia per quanto riguarda i dischi che i tubi in treccia, insomma, devono essere il più possibile identici a quelli originali, ecco, perché esatto. Molte domande vertevano sul discorso freni e anche scarichi. C'era una persona che mi chiedeva, che ti chiedeva in realtà, vabbè, ma questo è, magari ci arriviamo dopo, però dice, lui è residente in Reggio Emilia, in Emilia Romagna, può chiedere l'iscrizione a un esaminatore anche non della sua regione, per esempio anche allora con... Gli esaminatori sono tutti esaminatori nazionali. Quindi questo vuol dire che possono ricevere e dare informazioni agli utenti, ai soci della FMI in qualunque parte d'Italia. Io ricevo costantemente pratiche dal Trentino alla Sicilia, vivevo in Friuli fino a 4 anni fa, adesso vivo da 4 anni vivo in Puglia, per me non è cambiato assolutamente nulla. Anzi, diciamo che si è allargato il mio bacino di utenza, perché tutte le conoscenze e la mia rete di contatti che avevo 26 anni stabilito al nord, adesso a questa si è affiancata una rete che piano pianino sta costruendo. Poi Antonio, ti sei iscritto al gruppo e si è rovinato adesso. Sì, dai, diciamo che sto avendo belle soddisfazioni. Mi arrivano ogni tanto, mi arriva qualche moto interessante, perché ho scoperto un gruppo dove, oltre ad esserci tanti appassionati, infatti se ti ricordi quando ci siamo i primi contatti che abbiamo avuto io e te, l'ho detto subito, mi sono esposto dopo avervi studiato per un po' ed essermi reso conto che chi leggeva le fila di questo gruppo l'aveva impostato in una certa maniera, e quindi ho deciso di espormi, altrimenti non l'avrei mai fatto, perché per me il registro storico di FMI sono una grande passione, e quindi se mi espongo lo devo fare per portare vicino persone che hanno la stessa passione, che condividono lo stesso pensiero, la stessa idea, altrimenti non ne vale la pena. Cioè è inutile stare a mettersi a far discussione, a far capire a chi non ha importanza, a chi non importa l'originalità, ma gli importa soltanto avere la moto più figa, più bella, più prestante, più aggiornata, però vuole il registro storico per avere gli sconti sull'assicurazione o sul bollo. Sono persone con le quali io non voglio averci a che fare, perché non c'è dialogo, non ci può essere dialogo, perché lo sconto sui costi è, diciamo, un piacevole
un qualcosa di piacevole che arriva in più, ma non è il motivo per il quale io devo iscrivere la moto al registro storico. Io devo iscrivere la moto al registro storico perché amo la mia moto, perché ho la passione per le moto, perché mi piace sapere che qualcuno mi dica: bravo, hai tenuto per 20 anni, per 25 anni, per 30 anni la tua moto in condizioni perfette, la tua moto è bella, è originale ed è e va conservata così. Il premio è: ti do l'iscrizione e in conseguenza di quello hai anche lo sconto sull'assicurazione sul bollo. Cioè, è un discorso al contrario di quello che in tanti fanno. Certo, no, assolutamente giusto. Infatti questa chiacchierata secondo me era bello farla anche per capire un po' qual è appunto lo spirito e l'approccio che c'è dall'altra parte, no? A monte di quello che può essere il rilascio di un CRS. Vabbè, ti faccio anche questa domanda di un iscritto del quale non vedo il nome. Dice: possiede una ZX6R del 95 che in origine aveva i cerchi verdi ma attualmente sono viola. Niente. Devono essere verdi, ok. Che poi dai, facciamoli verdi che sono più belli su quella moto. Quindi... Guarda, allora, per farti capire, ti racconto un aneddoto simpatico. Anni fa, ancora quando ero a Udine, un giorno mi telefona un signore che mi fa: ah, guardi, mi scusi se la chiamo, ma ho avuto il suo numero da tizio, amico in comune, qua là, bibumba. Io ho appena finito di restaurare una Vespa Struzzo, sarebbe una Vespa 150, comunemente nota come Struzzo, una Vespa degli anni 50, una Vespa tra l'altro molto ricercata e quotata. Ma guardi, ci ho messo un sacco di tempo, ci ho speso un sacco di soldi, l'ho fatta perfetta e la devo iscrivere perché purtroppo è senza documenti e quindi la devo rimatricolare. Va bene. Benissimo, mi faccio mandare le fotografie, mi arrivano le fotografie, la Vespa era azzurra. Io lo chiamo e faccio: guardi, premessa, forse non tutti sanno, quella Vespa è uscita solo ed esclusivamente in un colore beige, ok? Io lo chiamo e gli faccio: guardi, mi dispiace, ma non se ne fa niente. Come non se ne fa niente? E la Vespa è perfetta. Dico: sì, è perfetta, ma non è del suo colore originale. Fa: no, è un colore originale Piaggio, io ho preso il colore della Vespa PX 150 dell'82 perché mi ricordo che ce l'avevo io. Benissimo, è un colore originale Piaggio, ma non è un colore originale della Vespa Struzzo. Per cui la sua Vespa, lei adesso se vuole, visto che le piace tanto e ci ha speso tanto tempo e tanti soldi, la mette in salotto e se la guarda, ma più di quello non può fare. Quindi, chiarissimo. Per rispondere, a me la moto aveva i cerchi verdi, ma a me piacciono viola, li ho fatti viola, vabbè, mi dispiace, ma non è più conforme all'originale, quindi non la devo iscrivere. Certo. Senti, quali sono le procedure per l'iscrizione? Come funziona? Diciamo che io... Allora, le procedure per iscrivere la moto al registro storico fondamentalmente sono due, si dividono in due grandi categorie, procedura di tipo A e procedura di tipo B. Entrambe possono essere fatte sia con modalità cartacea che con modalità online. Ovviamente noi preferiamo la modalità cartacea perché è molto più veloce, molto più semplice, molto più pratica. La modalità cartacea, diciamo che ormai è un ricordo del passato che continuiamo a tenere per quell'osso duro di appassionati che ancora non hanno il computer, gente di una certa età, motoclub dove ancora non sono ben organizzati e quindi continuiamo a tenerla. Diciamo che l'85-90% delle nostre pratiche ci arrivano, delle nostre richieste ci arrivano con le richieste online. Cosa differenzia la procedura A dalla procedura B? La procedura A è riservata a tutti i ciclomotori e motocicli che sono in regola con i documenti per la circolazione, quindi che sono regolarmente targati, che hanno il libretto e il CDP in vita, CDP certificato di proprietà, ok? Indipendentemente che siano revisionati o meno, che siano operativi nel momento in cui ci viene presentata la richiesta di iscrizione. Invece la procedura B è riservata per tutti quei motocicli che sono sprovvisti di documenti, quindi privi di targa e di libretto, o di uno di entrambi, che sono radiati d'ufficio,
perché nel corso degli anni non sono stati utilizzati, non sono stati pagati i bolli, perché non sono stati sequestrati, per 100.000 motivi possono essere stati radiati d'ufficio, o che sono provenienti da paesi extracomunitari, oppure nuovi ma immatricolati, come il caso appunto delle rimanenze di magazzino. Niente, la procedura è molto semplice: il socio che deve fare la richiesta di iscrizione, la prima cosa che deve farsi è tesserarsi con un motoclub affiliato FMI. Anche qui lo può fare direttamente sul territorio se conosce un motoclub della sua zona di residenza. Su questo punto ti interrompo un attimo, perché sì, se qualcuno che ci segue o che poi rivedrà il filmato volesse appunto seguire questa procedura e non è iscritto ad alcun motoclub, voi sapete che, diciamo, adesso noi siamo del gruppo Maxi Stradali, però siamo un po' un numero di gruppi vicini, affiliati, diciamo, no? Perché poi c'è il Maxi Stradali, c'è il Mercatino, c'è il Caschi Abbigliamento e poi c'è anche 125 Stradali. Stradali in realtà nasce molto prima del nostro gruppo e loro hanno anche proprio un motoclub fisico, no? Per cui ci si può iscrivere e l'iscrizione alla federazione si può fare anche online sul sito proprio 125 Stradali, basta che scrivete su Google. E vabbè, il vantaggio è che la tessera è virtuale, quindi viene dato, si può visualizzare a PC e poi si può stampare su una 4 la tesserina con il numero di iscrizione, e soprattutto è molto economico, perché per quest'anno 2020 l'iscrizione costa solo 45 euro, che io vi sfido a trovarne una più bassa sul territorio nazionale, secondo me non c'è. Quindi ci si iscrive e poi dicevi, scusa? Ecco, una volta si entra nel portale, ovviamente prima di entrare nel portale bisogna premunirsi di far cosa? Di scannerizzare o fotografare il libretto, il certificato di proprietà e il documento di riconoscimento del richiedente fronte retro. Fotografare il mezzo. Il mezzo va fotografato, ovviamente lavato, pulito, senza accessori, quindi eventuali, che ne so, parabrezza maggiorati, bauletti, portapacchi, borse, borsettine, tutte queste robe qua vanno assolutamente tirate via. Cavalletti, quelli che sono presenti. Se la moto ha solo il cavalletto laterale, se uno ha il cavalletto posteriore per fare le fotografie, la vuole mettere sul cavalletto posteriore, nessun problema. Io solitamente per le moto sportive che hanno solo il cavalletto laterale consiglio, per farla stare il più, diciamo, dritta possibile, di mettere un tocchettino di legno, qualcosa di poco invasivo e poco visibile sotto al cavalletto laterale, perché il cavalletto posteriore è vero che la tiene dritta, però comunque è qualcosa che va a toccare l'insieme, è qualcosa in più che va a toccare l'insieme, che a me personalmente non piace tantissimo, ma non è un problema, ecco, assolutamente. Quindi va fatta la foto del lato destro utilizzando uno sfondo di colore neutro ed uniforme. Cosa vuol dire? Non è che ci deve essere per forza la parete fotografica con il lenzuolo bianco tirato, va bene un muro di qualunque colore, bianco, grigio, giallo, verde, non importa. L'importante è che sulla fotografia ci sia lo sfondo e la moto e null'altro. Questo è molto importante perché può sembrare una presa di posizione forse inutile, in realtà è molto importante perché permette a noi che siamo dall'altra parte di poter focalizzare la nostra attenzione solo ed esclusivamente sulla moto, di poterci concentrare sui dettagli della moto senza lasciarci sviare da altre cose che stanno intorno. È un po' come quando noi andiamo a farci la fotografia per la carta d'identità, no? Cerchiamo di farci... di renderci più carini possibili, di sistemarci e di farci fotografare bene, in modo che sulla carta d'identità vediamo bene. Stessa cosa dobbiamo fare per la nostra moto. Quindi, ripeto, sfondo neutro ed uniforme, moto pulita, senza accessori, senza niente, foto del lato destro, foto del lato sinistro. Ti rompo un attimo. Sì, dimmi. A volte ti si vede bene, a volte ti si vede un po' a scatti, però per adesso si capisce tutto, ecco. Bene, mi fa piacere.
una persona prima chiedeva una moto che ha un po' di segni del tempo, che cosa ti posso dire? Magari caduta da fermo, magari una carena un po' strisciata. Lui dice, è meglio lasciarla originale e un po' rovinata, cioè viene comunque ammesso, oppure per ammetterla devo farla riverniciare dal carrozziere? Qual è la discriminante? Allora, tieni presente che, ad esempio, noi puntiamo tantissimo sui mezzi conservati. I mezzi conservati sono quei mezzi sui quali non è stato fatto nulla, se non un'accurata pulizia. Okay? O, quando si tratta di mezzi molto anziani conservati, è stato fatto un restauro conservativo, che è una cosa diversa da un restauro. I mezzi conservati con i segni del tempo vanno benissimo. Ovviamente anche qua bisogna fare un distinguo. In che senso? Nel senso che se mi arriva sul mio tavolo la richiesta di iscrizione di un mezzo che ha 50 anni e c'ha un po' di graffietti qua e là, qualche puntino di ruggine e una screpolatura da qualche parte sulla verniciatura, va benissimo. Ma se mi arriva la classica moto del 2000 con la carena tutta raschiata da un lato perché è scivolato in pista, ci siamo. Cioè, il raschietto, il puntino di ruggine, la fascettina rotta e sostituita con quella di plastica perché in quel momento non trovavo quella sua originale, va bene, va tollerata. Ma appunto, bisogna un attimino fare il distinguo in base al tipo di segni che abbiamo e all'epoca del mezzo. Ok, poi un'altra domanda, allora qui credo, ma ti chiedo conferma, ecco, credo che ci sia un'altra differenziazione tra Lombardia ed Emilia e il resto d'Italia, perché Andrea ci chiede, Andrea Gherardi, lui voleva sapere per l'aggiornamento dei libretti, per non pagare più il bollo per le moto iscritte, come fare, no? E tra la Lombardia e l'Emilia e il resto d'Italia ci sono due approcci differenti alla questione. Allora, guarda, io personalmente, ad esempio, l'ho fatto quest'anno per tre mie moto. Mi sono semplicemente recato con il libretto e il CRS in un'agenzia di pratiche auto. Ho consegnato e dopo due ore mi hanno dato il tagliandino da appiccicare sul libretto. Festa finita. A quale costo? 65 euro a moto, perché i costi vivi di motorizzazione, cioè se io invece di andare all'agenzia di pratiche auto mi fossi recato in motorizzazione, nel mio caso a quasi 70 km da casa mia, avrei speso circa 38-39 euro a moto, quindi 21 euro in meno, 22 euro in meno, che sono i costi, il guadagno dell'agenzia in pratica. Io ho preferito fare così perché per me prendermi mezza giornata di tempo e andare fino oltre Bari in motorizzazione diventa dispendioso. Certo. So, mi è giunta voce che in alcune regioni hanno un approccio diverso, però diciamo purtroppo... Quello che so io è che nelle regioni nelle quali vige la regola del mezzo metabollo, per cui tutta Italia salvo Lombardia ed Emilia, bisogna applicare questo adesivo sul libretto e quindi seguire la procedura che tu ci dicevi, o agenzia automobilistica o motorizzazione. Esatto. In Lombardia, Emilia non sono sicuro perché non, io abitando in Lombardia, diciamo che parlo per la Lombardia, è sufficiente andare all'ACI con il CRS, che è un documento cartaceo, e i documenti della moto, e loro iscrivono la moto a una sorta di registro di esenzione dal bollo e dovrebbero rilasciare un foglio dove c'è scritta la targa e c'è scritto dalla data X, dal mese X, esente bollo. Quindi non c'è da applicare nessun adesivo per ora in Lombardia. In Emilia è da verificare questa cosa, ecco. Non ho capito. Per ora è gratuito per la Lombardia, quindi io non ho mai speso nulla, poi vediamo l'anno prossimo come se cambierà qualcosa, ecco.
Allora, sono arrivate altre domande. Allora, io seguirei passo passo le domande perché altrimenti poi me le perdo. Dunque, questa persona che non so, non vedo il nome, dice: come faccio a sapere se una moto è radiata dall'ufficio senza andare all'ACI? Non puoi. Bisogna andare all'ACI. Devi andare all'ACI con il numero di targa e chiedere l'estratto cronologico. Allora, chi è che mi dice non ha finito il discorso foto? Lo so che non l'ha finito, però adesso prendiamo queste domande, sennò mi scorrono e me le perdo. Poi riprendiamo il discorso foto. Allora, benvenuto a Gianluca Piperno, che dice una domanda scomoda. Oh, finalmente una domanda scomoda. Allora, spesso vediamo moto che hanno ottenuto la certificazione, ma che si presentano poi invece come cafe racer. È possibile togliere la certificazione e le relative agevolazioni a questi mezzi non più conformi? Assolutamente sì. Anzi, io vi invito, qualora vi capiti di vedere gente che si fa vanto di avere la moto iscritta ed ha una moto trasformata, a segnalarmelo, di modo che io posso a mia volta segnalarlo al mio coordinatore a Roma e far togliere l'iscrizione, perché purtroppo questo è uno dei tanti malcostumi tipici di noi italiani, che pensiamo di essere più furbi degli altri, che appunto c'è gente che iscrive la moto al registro storico perché così ha l'esenzione sul bollo, sull'assicurazione, tutte queste belle robe qua, e dopodiché la trasforma, dimenticandosi che nel momento in cui tu presenti una domanda e la firmi, la sottoscrivi, ti assumi le responsabilità di quello che stai facendo, anche le responsabilità penali e legali. E quando tu firmi, stai firmando un documento nel quale è scritto chiaramente che qualsiasi manomissione del mezzo comporta il decadimento dell'iscrizione. È successo purtroppo che nel momento in cui tu hai ecco, faccio un piccolo passo indietro, un altro vantaggio del quale mi sono dimenticato di parlare prima, è che nel momento in cui tu hai un veicolo riconosciuto per legge quale veicolo di interesse storico collezionistico, quindi dotato di CRS, nel momento in cui malauguratamente hai un incidente o anche semplicemente parcheggi la moto per andare a bere un caffè e uno sbadatamente te la butta giù, hai una sorta di, diciamo, tutela legale nei confronti delle assicurazioni, le quali non possono liquidarti dicendoti la tua moto è vecchia, ti diamo 200 euro il costo della rottamazione, ma devono risarcirti il valore del danno, qualora questo non superi il reale valore di commercio del mezzo, o in caso il danno è maggiore al reale valore di commercio del mezzo, devono rimborsarti il reale valore di commercio del mezzo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu hai una moto certificata, la trasformi, poi hai un incidente, vai all'assicurazione e dici: ah, io ho avuto un incidente, c'ho la moto storica che vale 4.000 euro, mi dovete dare 4.000 euro. La prima cosa che fanno le assicurazioni, giustamente, è mandarti il perito, il quale perito arriva a casa tua con la tua, con la fotografia del tuo CRS, con la foto della tua moto di com'era, e appena vede la tua moto trasformata, non solo non ti paga, ma ti denuncia pure. Ecco. Per cui, ottimo. Allora, vabbè, c'è un utente che dice: su subito.it basta cercare Cafe Racer FMI e si trovano subito quelli di cui parlavamo, va bene, ma non lo faremo. Invece Roberto Angiolini, allora, alla sede ACI a Milano ho pagato anch'io 65 euro, ma poi in 5 giorni mi hanno dato il tagliandino da attaccare al libretto. Ciò in quanto mi hanno detto che, pur avendo ottenuto gratuitamente da Regione Lombardia il diritto di esenzione, non era sufficiente. Allora, ecco, questo è differente rispetto a quello che hanno detto a me a un'altra sede ACI, per cui a me hanno detto che era sufficiente portare da loro i documenti e avere questo documento di esenzione senza applicare l'adesivo. C'è un numero abbastanza comodo in Lombardia che risponde per tutte le questioni legate ai bolli, quindi si può sempre telefonare lì o chiamare vari uffici ACI e capire qual è l'indirizzo prevalente. Ecco. Poi c'era un'altra domanda.
interessante. Allora, ecco, allora, se compro una moto già iscritta FMI, devo comunque iscrivermi a un motoclub anche personalmente come nuovo proprietario per continuare ad avere le relative agevolazioni? Allora, se tu compri una moto che è già iscritta alla FMI, il vecchio proprietario deve obbligatoriamente cederti i documenti della FMI, perché quei documenti non sono tuoi personali, ma sono della moto, è come il libretto. Nel momento in cui tu compri una moto, ti devono dare il libretto. Stessa cosa con i documenti della FMI, che però sono nominativi, cioè seguono la moto, ma sono nominativi, hanno il nome del proprietario. Non c'è un obbligo vero e proprio di legge, ma tu dovresti chiedere l'aggiornamento dati. Chiedendo l'aggiornamento dati, tu restituisci alla FMI il vecchio CRS e ti viene dato un nuovo CRS a tuo nome. Ovviamente chiedere un aggiornamento dati significa chiedere un servizio alla FMI. Per poter chiedere un servizio alla FMI, tu devi essere socio della FMI. Quindi devi farti la tessera. La tessera devi comunque farla se vuoi, ad esempio, usufruire dell'assicurazione convenzionata, perché per poter avere l'assicurazione convenzionata ci sono due paletti da rispettare. Il mezzo deve essere dotato di CRS e il proprietario del mezzo deve essere socio della FMI. Per cui, diciamo, non c'è l'obbligo di farlo, ma se lo vuoi fare devi avere la tessera. Aggiungo io una cosa, sempre legato a un discorso legato al bollo. Mi ero informato per un amico e il servizio appunto utenti, ecco, l'ufficio relazioni col pubblico della regione Lombardia mi aveva confermato che le agevolazioni bollo ci sono solo se la persona risulta iscritta a un motoclub, quindi alla federazione. Quindi deve essere iscritta alla moto, ma annualmente anche la persona fisica, anche se che ne so, non vuole usufruire dell'assicurazione agevolata FMI e per cui magari non la chiederebbe la federazione, però comunque deve essere iscritto annualmente. Poi allora, aspetta, dicono le cafe racer o comunque non proprio moto non proprio originali spesso sono iscritte con il registro ASI, che è meno selettivo. Beh, queste sono scelte, va bene, in cui non ci addentriamo, va bene. Ecco, no, vabbè, Manuela dice che chiede se ci sono gli adesivi o meno e se bisogna applicarli, l'abbiamo già detto, Manu, quindi, vabbè, o ti riguardi il video domani te lo spieghiamo per iscritto. Comunque in Lombardia non si sa bene, nelle altre regioni è meglio andare in motorizzazione o all'ACI per farsi mettere l'adesivo sul libretto. Dunque, allora, Andrea Gherardi chiede, nel caso di una moto sportiva iscritta FMI originale e poi si cambia giusto una marmitta in caso di incidente, non essendo trasformata come si parlava prima, il suo valore viene riconosciuto o ci si avvale del discorso scarico non originale e quindi salta tutto il... Ma lì è un attimino da giocarsela col perito, poi bisogna vedere che scarico metti, perché se tu circoli per strada con uno scarico che non è omologato, a parte il fatto, come dicevo prima di cominciare la diretta, che in teoria qualunque modifica, anche se è funzionale al miglioramento della sicurezza attiva della moto, tu dovresti fare l'annotazione sul libretto. Cioè, mi spiego, le marmitte omologate per la circolazione sono omologate per la vendita e per la circolazione, ma tu teoricamente, dopo averla montata, dovresti andare in motorizzazione a far apportare la modifica sul libretto perché hai cambiato la marmitta. Per cui, se nel momento in cui tu hai una marmitta che è omologata e non l'hai trascritto sul libretto e hai un incidente, il perito potrebbe
avere a che dire, insomma. Indipendentemente dal discorso FMI, voglio dire, no? Già che siamo in argomento sinistri, ti faccio una domanda che non so se tu magari mi sai dare un punto di vista, come si può dire, più appunto legato al registro storico, perché è un argomento di cui abbiamo parlato 2 o 3 volte nel gruppo e mi sembra che, allora, ci sono molti dubbi, qualcuno ha delle certezze, ma non nessuno ha avuto delle conferme a queste certezze personali, per cui faccio l'esempio, siamo vittime di un incidente e mentre guidiamo la nostra Honda RC30, moto dal valore attuale collezionistico, ma anche di mercato, che diciamo si aggira tra i 30 e i 40 mila euro, nonostante sia una moto che ha 30 anni, diciamo che è una moto iscritta al registro. Questa iscrizione ci può aiutare per riavere, ora diciamo che è un danno molto, molto grosso, per cui viene rimborsato l'intero valore del mezzo, diciamo. L'iscrizione ci può aiutare? Assolutamente sì. Come ho detto prima, il CRS certifica a norma di legge che la tua moto, il tuo mezzo, è un mezzo di interesse storico e collezionistico. Per cui nel momento in cui hai un incidente con la RC30 che vale 30.000 euro e tu hai avuto un danno di 6, 7, 8, 10.000 euro, chiaramente dovrai combattere con le assicurazioni, perché le assicurazioni fanno il loro interesse, purtroppo per noi. Quindi cercano di metterti tutti i bastoni possibili e immaginabili tra le ruote. Ma ti posso garantire, per esperienza personale, diretta e indiretta, che nel momento in cui ti presenti lì con un avvocato e col CRS non battono ciglio e pagano. Perché che tipo di valutazione viene fatta quando tu ti presenti col CRS? Cioè loro vanno a vedere quale valore... Innanzitutto loro la prima cosa che vanno a vedere è se effettivamente la moto con la quale tu hai avuto l'incidente è quella, corrisponde a quella del certificato. Quindi torniamo al discorso di prima, se non l'hai nel tempo modificata o cosa. Chiaro che loro qualunque stupidaggine poi si appigliano, no? Ma se la moto è esattamente quella, è perfetta, non è stata toccata, anzi è stata conservata benissimo nel corso del tempo, stai un attimo a dimostrare qual è il valore della tua moto. E loro lo sanno benissimo e tendenzialmente non fanno storie. Possono fare storie perché magari tu gli dici, che ne so, della mia moto non si trova questo particolare, per cui il danno è notevole, io voglio 10.000 euro e loro te ne vogliono dare magari 5.000, e allora lì te la devi giocare con un avvocato, e comunque, ripeto, è facilissimo, lo sappiamo benissimo, come si fa per dimostrare qual è il valore di quel mezzo, insomma. Ok, poi, allora, un'altra domanda, poi torniamo al discorso foto. Allora, ci chiedono, i motocicli immatricolati in anni successivi alla reale produzione si possono iscrivere? Faccio un esempio per chiarire. Magari io ho una moto prodotta nel 2000, diciamo adesso siamo in aprile, diciamo nel febbraio del 2000, ma immatricolata nel 2005. Posso iscriverla al registro? Certo, assolutamente sì, ed è molto semplice. Siccome per legge ciò che fa fede sono i vent'anni esatti, quindi giorno, mese, anno, di che cosa? Della data di prima immatricolazione, italiana o estera che sia, prima immatricolazione, o della data di costruzione. Quindi se noi abbiamo una moto che è stata costruita a febbraio del 2000, per cui a febbraio del 2000 ha compiuto, del 2020, ha compiuto i 20 anni, ma è stata immatricolata nel 2005, noi possiamo certificarla come veicolo di interesse storico collezionistica presentando alla FMI, oltre alle foto, al libretto e al CDP, il certificato d'origine della ditta costruttrice. Certificato d'origine che, per quanto riguarda le case giapponesi, parlo per esperienza direttissima, te lo rilasciano nell'arco di 3-4 giorni se sei sfortunato, via mail ad un costo pari a zero. Con una differenza, Suzuki e Honda mettono giorno, mese, anno, ok?
Kawasaki e Yamaha mettono soltanto l'anno, e quindi questo può diventare, se sei borderline nei 20 anni, può diventare un problema. Ma se ad esempio io personalmente ho un Suzuki 600 Bandit trasformato sidecar, che è stato immatricolato nel 2000, ma che è stato costruito nel 1996, per cui anche se sul certificato c'era scritto soltanto l'anno, non è stato un problema. Mentre il certificato di origine, per quanto riguarda, ahimè, purtroppo, la stragrande maggioranza, per non dire tutte, delle case italiane, lo rilasciano sì, ma con tempi abbastanza lunghi e con spese considerevoli, soprattutto purtroppo per quanto riguarda il gruppo Piaggio, quindi Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia, chiedono una cifra non da poco conto. Visto che siamo amici, hai idea della cifra? Guarda, l'ultima volta che l'ho chiesto io alla Piaggio, il certificato d'origine costava intorno ai 90 qualcosa, ma mi sono aggiunte voce che dovrebbe essere intorno ai 150 ormai. Ok, e hai notizie anche di BMW? Onestamente no, però BMW, non per quanto riguarda i certificati di origine, però so che BMW basta andare nelle concessionarie e loro hanno, tutte le concessionarie hanno un database collegato con rete, attraverso il quale loro con il numero di telaio sono in grado di dirti almeno l'anno di costruzione. A parte che su una certa serie di BMW è molto facile capirlo l'anno di costruzione con una buonissima approssimazione, quasi perfetta. Sui motori BMW, la prima sigla, i motori di BMW hanno una serie alfanumerica che è composta in linea di massima da un primo gruppo alfanumerico che sono tre lettere e un numero, e due gruppi numerici composti da quattro numeri cada uno. Il secondo gruppo numerico, le prime due cifre identificano la settimana di produzione, le seconde due cifre l'anno. Mi spiego. Se il secondo gruppo di numeri è 2698, significa che quel motore, e quindi presumibilmente quella moto, è stata prodotta nella 26esima settimana del 1998. Un po' come funziona per i pneumatici, insomma. Più o meno, sì. Il concetto è quello. Gianluca ci chiede come si evince l'anno di costruzione dai documenti, immagino in assenza di libretto di immatricolazione. Dai documenti in che senso? Da quali documenti? Non lo so, come si evince l'anno di costruzione dai documenti? Dai documenti, se non, se, sul libretto c'è scritto l'anno di immatricolazione. L'anno di costruzione, appunto, lo chiedi alla casa madre chiedendo il certificato d'origine. Ha chiesto, sì, sì. Altrimenti, se proprio non se ne viene a capo, c'è un'altra chance, un'altra alternativa che comunque diciamo tendenzialmente è utilizzata per i mezzi molto antichi, che è l'anno del modello, ovvero sia noi sappiamo, perché ovviamente ce lo dice la storia, ce lo dicono i testi, ce lo dicono i libri, ce lo dicono i registri delle varie case costruttrici, che un determinato modello è stato costruito per tot esemplari da quell'anno a quell'anno, ok? Quando non siamo in grado in nessuna maniera di certificare esattamente il giorno, mese e anno di costruzione, allora possiamo far riferimento all'anno del modello. Ovviamente se lo stesso modello è stato prodotto per X anni, 3, 4, 5, 10 anni, noi per convenzione, se nel corso di questi anni non c'è stata nessuna modifica importante tale da poter chiaramente identificare quel modello con quell'anno di costruzione, per convenzione noi diamo l'ultimo anno di produzione del modello. Ok. Questa è una cosa che solitamente viene usata per i mezzi molto datati.
Ok, allora tornando a Bomba, si parlava delle fotografie, quindi abbiamo detto secondo uniforme, cavalletti meglio se centrale o se laterale, meglio se mettere sotto un piccolo spessore per tenere la moto più dritta, moto tendenzialmente conforme all'originale, e ci dicevi lato destro, lato sinistro. Lato destro, lato sinistro, lato anteriore, vista anteriore, vista posteriore, ovviamente ruotando la moto verso lo sfondo, perché tanti cosa fanno? Trovano lo sfondo bello preciso, mettono la moto orizzontale, fanno la foto destra, poi si spostano davanti alla moto, fanno la foto anteriore, si spostano dietro e fanno quella posteriore. E nel fare questo, magari fotografano la suocera che è scesa a buttare l'immondizia o la panda del vicino parcheggiata con la targa che si vede. Senti, ti interrompo ancora un attimo. A me, anni fa, la prima moto che avevo scritto epoca, avevo avuto proprio un problema in questo passaggio, nel senso che io le viste laterali le avevo fatte orizzontali, come scale. Invece, fronte e retro della moto le avevo fatte verticali, perché la moto mi sembrava più inserita nella foto, no? Me le hanno respinte, perché mi hanno detto che volevano tutte le foto con la stessa, diciamo, orientamento, tutti orizzontali, ecco. Guarda, adesso quel problema non sussiste più, perché dato che siamo nell'epoca del digitale, adesso le fotografie devono rispettare una grandezza che è data dai pixel. Che adesso a memoria non ricordo, da qualche parte ce l'ho scritto, comunque nel sito è 1024. 1024x768, ecco. Per cui Sì. una volta che le foto hanno quelle dimensioni lì, tu sei a posto. Anzi, ne approfitto per dire a tutti quanti che, perché tanti mi dicono: ah, ma come faccio io a sapere se la mia fotocamera o se il mio cellulare fa le fotografie? Perché ormai tutti facciamo le foto con il cellulare, no? Fa le fotografie nel formato giusto, è molto semplice. Su internet, con qualunque motore di ricerca, si ricerca un programma che è gratuito, che è molto leggero ma molto funzionale, che si chiama Photoseizer, scritto in italiano, proprio Photoseizer, tutto attaccato, che di default è già impostato su queste misure qua, 1024x768. Lo scarichi, lo installi. Puoi fare lo spelling del nome? Foto? Foto FOTO Seizer, Siena, Imola, Zulu, Empoli, Roma. Ok. Seizer, ok? Foto Seizer. È un programma molto intuitivo, molto semplice, leggerissimo, per cui non occupa spazio nella memoria del computer, ed è di default già impostato su quelle misure, per cui tu prendi la tua fotografia, la trascini nel programma e lui te la trasforma automaticamente in 1024x768, per cui sei a posto. Ecco, Quindi un'altra domanda, approfitto inserendomi a gamba tesa, visto che mi hanno corretto anche questa cosa in un invio di foto. Quando si fa la foto posteriore alla moto, con l'inquadratura è meglio farla altezza targa oppure più alta che inquadri anche serbatoio, sella e strumentazione? C'è una preferenza da parte vostra? Non c'è, guarda, ne abbiamo discusso non più di 2 settimane fa in una riunione che abbiamo fatto, in una riunione tutti quanti, noi con il coordinatore. Qualcuno aveva avanzato questa ipotesi di poter chiedere che la fotografia venga fatta dall'alto per poter vedere se ci sono segni, manomissioni sul serbatoio, sulla sella strappata, roba del genere. Io personalmente, mi assumo la responsabilità di quello che sto per dirvi, sono uno di quelli che si è combattuto per non avere questo. Perché? Perché io parto dal presupposto che i soci che si rivolgono a noi sono delle persone appassionate, sono delle persone che tendenzialmente ci tengono la loro moto e che tendenzialmente, in linea di principio, non tentano di fregarci, scusami il termine, ma è quello che penso. Chiaro che ci sarà sicuramente, noi l'anno scorso abbiamo fatto 16.000 iscrizioni, su 16.000 iscrizioni sicuramente ci saranno stati quei 400, 500, 600, forse anche 1.000 che in qualche maniera ci hanno presi in giro, non lo metto in dubbio. Ma io sto dalla parte di quelli che si sono comportati onestamente e parto dal principio che tutti si comportano onestamente, per cui per me
ed è poi alla fine il concetto che è passato, che è stato approvato da tutti, la foto va fatta stando come le altre, ad altezza moto, cioè non dall'alto che schiaccia la moto, né dal basso verso l'alto, ma stando ad altezza moto. Okay. Quindi, tendenzialmente, se io quando fotografo la moto laterale sto all'altezza più o meno del serbatoio, dell'altezza con la macchina fotografica di metà moto, stessa cosa faccio quando sono dietro e quando sono davanti. Ok, quindi delle 7 foto da fare siamo arrivati alla quarta, quindi i due lati, poi c'è la fronte e la vista posteriore. Poi... Okay. Poi c'è numero di telaio da vicino, chiaro e leggibile, e qua c'è da fare una precisazione. Il numero di telaio su talune moto, su tante moto, in realtà ce ne sono due di numeri di telaio, cioè, o meglio, è lo stesso numero riportato in due punti. Quello che è punzonato, che tendenzialmente è punzonato sul canotto di sterzo o su moto tipo le BMW, su qualche trave del telaio, è quello che è punzonato su una targhetta che è rivettata sul telaio. Per quanto riguarda la FMI, ma non perché l'ha deciso la FMI, perché lo prevede la legge, il numero di telaio che fa fede, quindi quello che va fotografato e presentato in fase di richiesta di iscrizione, è quello che è punzonato sul telaio. Punzonato, è inutile che lo spiego cosa vuol dire, siamo tutti nel mestiere, sappiamo benissimo. Perché? Perché quello rivettato si può perdere, può cascare, può essere, la rivettatura può essere rifatta, quindi non è quello che fa fede. Quello che fa fede è quello punzonato. Quindi fotografia del telaio punzonato, chiaro e leggibile. Ovviamente se ci sono dei cavi, frizioni, acceleratore, robe che passano lì vicino, li spostiamo un attimino aiutandoci con la mano e lo fotografiamo. Dopodiché un numero di telaio fatto da più o meno un metro, il che di distanza, il che non vuol dire mettersi lì col metro a prendere la misura e fare. Significa semplicemente darci la possibilità di poter realmente capire che quel numero di telaio corrisponde a quella moto. Quindi fare in modo che si veda un pezzetto di carena, un pezzetto di serbatoio, qualcosa che ci possa far veramente collegare quella moto a quel telaio. E infine il numero di motore da vicino, chiaro e leggibile. Queste sono le fotografie. Insomma, può sembrare complicato, in realtà è molto, molto più semplice a farsi che a dirsi. Aggiungo io una cosa, per il numero di motore io mi sono trovato a fare delle iscrizioni con Kawasaki, Honda, Suzuki e Yamaha, le quattro giapponesi, e se non erro Suzuki è molto molto facile, almeno quelle che ho avuto a che fare io, individuarlo sul motore, mentre per esempio Kawasaki era stato necessario sollevare il serbatoio, la scatola, insomma, airbox, cercarlo, perché proprio non era visibile. Quindi alle volte mi hanno scritto anche in privato per chiedermi, ma io dov'è il numero del motore? Bisogna cercarlo. E a volte bisogna cercarlo, sì. È proprio lì che ti guarda, altre volte è girato all'insù, per cui magari bisogna chinarsi e anche fare la foto, forse con Honda mi era capitato che proprio non c'era neanche lo spazio per infilare quasi il telefono per fare la foto, quindi è molto molto difficile in alcuni casi, però insomma con un po' di... a volte può tornare utile usare il caro vecchio trucco dello specchietto, cioè se il numero di motore è in una posizione difficile da raggiungere, se riusciamo in qualche maniera ad illuminare la zona e a far riflettere l'immagine sullo specchietto, ci basta fotografare l'immagine riflessa sullo specchietto e dopodiché insomma, col computer possiamo tranquillamente girarla, metterla in posizione orizzontale e il gioco è fatto. Insomma. Quindi in sostanza noi abbiamo raccolti i nostri documenti, li abbiamo scansionati e li abbiamo preparati, quelli che abbiamo elencato. Perfetto. Poi abbiamo fatto... andiamo nel sito della federazione www.federmoto.it. Nella home page a centro pagina c'è un tastino rotondo, c'è scritto iscrizione al registro storico. Noi clicchiamo lì, ci si apre un'altra pagina in cui ci sono spiegate più o meno le cose che vi ho detto io adesso, cioè quali sono i criteri di iscrizione, quali mezzi si possono iscrivere e quali sono le tipologie di procedure. Se dobbiamo chiedere l'iscrizione di un mezzo che è in regola con i documenti, quindi
provvisto di targa, libretto e CDP, clicchiamo su procedura A online, ci si apre una nuova pagina nella quale dobbiamo semplicemente mettere il nostro numero di tessera personale per far sì che il sistema ci riconosca quale socio della Federazione Motociclistica Italiana. A quel punto si apre una schermata che è molto semplice ed intuitiva, nella quale noi dobbiamo semplicemente mettere marca, modello e numero di telaio del mezzo. Andiamo avanti, il sistema ci chiede di inserire in sequenza le fotografie, quindi destra, sinistra, anteriore, posteriore, telaio da vicino, telaio da lontano, motore. Andiamo avanti, libretto, CDP, certificato di proprietà, documento fronte retro. Andiamo avanti, scegliamo l'esaminatore. Fronte retro, eh? Anche documento fronte retro, sì. No, il libretto basta la parte anteriore. Se vogliamo scansionare anche la parte posteriore del libretto, possiamo farlo e possiamo inserirlo sotto la voce altri eventuali documenti, ma non è obbligatorio. Okay. Obbligatorio è il libretto anteriore, il certificato di proprietà. Attenzione, apro una parentesi. Dall'anno scorso, quando noi acquistiamo un mezzo, non ci danno più quel bel certificato di proprietà con lo stemma olografo, tutto bello preciso, che ci davano un tempo. Ci chiedono gli stessi soldi e ci danno un foglio di carta A4 stampato. Quel foglio di carta A4 non è il CDP, quel foglio è l'attestazione di avvenuta presentazione formalità. Su quel foglio c'è un QR code. Se noi quel QR code lo inquadriamo con lo scanner del cellulare, ci riporta al sito dell'ACI, dal quale possiamo e dobbiamo scaricare il CDP vero e proprio, il certificato di proprietà. Ed è quello che dobbiamo inserire nella pratica. Capita spessissimo che i soci, invece di mettere il CDP, mettono l'attestazione di avvenuta presentazione formalità. Se io riesco a leggere il QR code non è un problema, lo faccio io, ma a volte purtroppo la scansione non è fatta bene, quindi lo scanner del cellulare non riesce e mi tocca chiamare il socio per dire: guarda che devi mandarmi sta roba. Ma che tu sappia, perdendo questo documento stampato col QR code, c'è modo comunque di recuperare il CDP? Sì, basta andare all'ACI con nome, cognome, numero di targa e loro te lo ridanno, perché resta ovviamente in memoria. Okay. Dicevo, la schermata successiva chiede appunto di scegliere l'esaminatore, c'è un elenco, una tendina con tutti i nomi degli esaminatori, uno scorre, sceglie liberamente quello che vuole, dopodiché si fa il pagamento con carta di credito ed in tempo reale la pratica arriva all'esaminatore. L'esaminatore ha una determinata tempistica dentro la quale deve necessariamente lavorare la pratica e valutarla. Se la pratica, l'esaminatore ritiene che è a posto, la manda in commissione. Se c'è qualcosa che non va, la sospende e comunica al socio i motivi di sospensione. A questo punto il socio ha 6 mesi di tempo per poter, diciamo, rimediare a quelle che sono i motivi di mancata iscrizione e far pervenire la nuova documentazione approvante, attestante quanto è stato fatto per porre rimedio alle mancanze scovate dall'esaminatore, e dopodiché appunto l'esaminatore invia la pratica in commissione e la commissione provvede all'iscrizione del mezzo e al rilascio del CRS. Allora, ti interrompo un attimo, anzi no, prima ti faccio una domanda perché è collegata a una cosa che hai appena detto. Le tempistiche, ora non ti chiedo quanti giorni di preciso, ma una forbice di tempo magari sì. Diciamo che io invio oggi la richiesta via computer, entro quante giorni o settimane auspico che mi arrivi il CRS? Allora, se tutto è fatto bene, tutti gli ingranaggi funzionano nella maniera corretta, se l'esaminatore fa il suo e la commissione fa il suo in quanto previsto, nell'arco di 15 giorni la moto è iscritta. Può succedere, succede spesso che sia anche meno, a volte succede che sia qualcosina in più, dipende ovviamente dal periodo nel quale uno presenta la pratica, perché ovviamente va da sé che se la pratica la presenti a Natale o a Ferragosto avrà una tempistica, se la presenti adesso ne ha un'altra. Diciamo tendenzialmente che
l'esaminatore entro 10 giorni deve mandare la pratica in commissione o la deve sospendere, quindi deve comunicare al socio i motivi di sospensione, e a sua volta la commissione entro altri massimo 10 giorni deve provvedere a sua volta evadere la pratica o a sospenderla e a rimandarla all'esaminatore, perché attenzione, non è detto che se l'esaminatore la manda in commissione perché per lui è a posto, la commissione la deve per forza approvare. E l'esaminatore potrebbe anche non essersi accorto di qualcosa e aver appunto andato avanti un qualcosa che non doveva andare avanti. Però, ripeto, se tutti gli ingranaggi funzionano bene, nell'arco di 12-15 giorni al massimo le moto sono iscritte. Tra l'altro ho notato personalmente che mentre prima il CRS veniva spedito con posta normale, adesso è spedito con corriere, meno l'ultimo. Sì, è spedito con corriere dall'anno scorso, perché purtroppo con le poste italiane abbiamo avuto tanti, ma tanti di quei problemi che tu neanche te lo immagini, e quindi senza far gravare nulla come costi sui soci, è stata presa una decisione da parte dei dirigenti della FMI di rivolgersi non più alle poste italiane, ma di spendere qualcosa in più e di rivolgersi a Bartolini come spedizioniere, di modo che insomma non, da quando siamo con gli spedizionieri non abbiamo più avuto nessun tipo di problema. Ok, dunque, allora, quindi diciamo circa 20 giorni, stando là, un pochino larghi per dare la risposta. Ecco. Una domanda, allora, ma il numero di motore non è scritto sul libretto, come fate a capire se corrisponde o meno al telaio della moto, non essendoci nessuna corrispondenza cartacea? Allora, questo che stai dicendo è vero in parte, nel senso che la legge italiana prevede che il motore possa essere sostituito in caso di rottura. L'importante è che venga sostituito con uno dello stesso tipo. Per questo motivo sul libretto non c'è il numero, ma c'è il tipo, cioè la sigla che identifica il tipo di motore. Ok? Quindi per sapere se il motore della nostra moto è giusto, dobbiamo semplicemente guardare alla voce motore sul libretto qual è la sigla. Faccio un esempio: se sul libretto c'è scritto RD02E, la E significa engine su tutti i libretti delle moto giapponesi, il motore montato sulla nostra moto deve avere come sigla identificativa RD02E. Poi il numero può essere uno qualsiasi, non ci importa, perché il motore potrebbe anche essere stato sostituito nel corso degli anni, ma se è stato sostituito appunto con uno del tipo previsto, del tipo giusto, non c'è assolutamente nessun problema. Ok, poi, allora, aspetta, c'era un'altra foto, dunque dice, un'altra foto, un'altra domanda, a proposito della foto del numero di telaio da distanza di un metro, lui dice, nella foto che ho inviato per la pratica, in effetti il numero non si riesce a leggere, potrei avere problemi? Se il numero non si legge completamente, sì, diciamo che noi almeno qualche numero dobbiamo riuscire a intravederlo. Sappiamo benissimo che da un metro di distanza i numeri del telaio, soprattutto se il telaio è stato riverniciato, è difficilissimo che si vedano. Per quello prima io ho detto non è che deve essere per forza un metro, possono essere anche 50 centimetri, 60 centimetri, non è quello che importa. L'importante è che si riesca a collegare in qualche maniera quel numero a quella moto. Ok. Quindi che si veda qualcosa, insomma. Un'altra domanda, Stefano Anecronti. Dunque, quali moto si possono iscrivere? Vuol dire da 20 anni compiuti tutte in generale? Assolutamente sì. Non c'è un elenco storico? No. Una volta esisteva l'elenco delle moto di interesse storico, prima del 2010. Dal 2010 la normativa dice qualsiasi ciclomotore o motociclo che ha compiuto 20 anni dalla data di prima matricolazione o dalla data di costruzione, purché conforme all'originale. Ok.
Dunque, poi tornando al concetto che dicevi prima, in caso l'esaminatore richieda una correzione della pratica e deve porre rimedio entro i 6 mesi, dicevi, Sì. il proprietario, ecco, se non lo fa entro 6 mesi, decade la pratica, no? Tendenzialmente la pratica viene archiviata. Ovviamente, se a me mi chiama un socio e mi dice: guarda, sto aspettando il pezzo che mi arriva dall'America, mi ci vorrà ancora una settimana, 10 giorni, un mese, 2 mesi, non è un problema. La tengo lì. Ecco, Abbiamo, diciamo, c'è la regola, ma c'è anche un certo margine di tolleranza quando si può, insomma. solitamente che tipo di canale comunicativo c'è tra gli esaminatori e i soci che fanno richiesta? Allora, diciamo che per norma noi esaminatori dobbiamo mandare una mail scritta ai soci. Io la mail scritta la preparo e la tengo nel mio computer. Personalmente non la mando mai, perché io preferisco parlare. Alzo il telefono, chiamo, mia moglie dice che io passo più tempo con i soci della FMI che con lei e con mia figlia e parlo e spiego perché. Io personalmente la carta la vedo come una roba troppo fredda, troppo distante, una roba che io sono qua e il sociale. No, per me questo è passione. Io di mestiere faccio tutt'altro, qualcuno di voi lo sa, qualcun altro no, ma non è importante. Questa è passione. Quindi quando si ha a che fare con la passione ci si mette il cuore e ci si mette la faccia. Per cui io alzo il telefono e chiamo e spiego, devi fare così, devi fare colà, cerco di... Per me è una pratica che non va a buon fine, è quasi una sconfitta personale, per cui cerco in tutti i modi di riuscire, provare perlomeno a risolvere qualsiasi problematica insieme al socio, a fianco del socio, per portarlo al traguardo. Ok, dunque sì, ci chiedevano no, se decade la validità del registro di iscrizione al registro storico se non viene rinnovata l'iscrizione FMI della persona, del proprietario, insomma, non c'entra. No, non c'entra. Come Non c'entra. dicevo prima, l'iscrizione del mezzo è del mezzo e segue il mezzo. Una volta iscritto, il mezzo resta sempre iscritto. Decade solo ed esclusivamente se il mezzo viene modificato. Può succedere, è successo che noi esaminatori, andando in giro a mostre, raduni, robe del genere, vediamo quello che si fa bello con la targa, quella che comunemente è chiamata targa oro, che in realtà si chiama targa di merito. Su un mezzo appunto trasformato Cafferrese e così cos'ha, allora noi facciamo una bella fotografia, torniamo a casa, facciamo una relazione di servizio, il giorno dopo gli arriva l'omino a casa e gli ritira via tutti i documenti. Altrimenti, una volta che il mezzo è scritto, rimane scritto. A proposito di questa targa oro o di merito, quale mezzo la può ottenere e perché? Allora, i mezzi, tutti i mezzi, ciclomotori o motocicli. L'importante è che abbiano compiuto i 30 anni dalla costruzione o dalla prima immatricolazione. La targa di merito è data a insindacabile giudizio della Commissione nazionale, la quale ha, diciamo, i suoi parametri che sono stato di conservazione, se il mezzo è conservato. Tipo di restauro, se il mezzo è restaurato, conformità del restauro, livello del restauro, insomma, ci sono un po' di paletti, un po' di situazioni che vanno viste. Ovviamente, per poter ambire alla targa di merito, il mezzo deve meritarlo, quindi deve Ma essere ben quindi restaurato o deve essere un bel conservato. se noi avessimo una moto iscritta FMI che ha compiuto i 30 anni e quindi diciamo che l'anno scorso non poteva, ma dall'anno prossimo, da quest'anno, potrebbe avere questa targa, cosa dobbiamo fare? Allora, quando una moto viene iscritta, se non ha ancora compiuto i 30 anni, la targa di merito non la può avere, festa finita. Se ha compiuto i 30 anni e la merita, la ha. Se non la merita, viene scritto il motivo per il quale non l'ha avuta.
Quindi possiamo avere due ipotesi: o, come dicevi tu, una moto iscritta prima dei 30 anni, che quindi non ce l'ha perché non aveva il requisito base fondamentale, ovvero sia i 30 anni, oppure una moto iscritta quando aveva già 30 anni, ma che al momento dell'iscrizione non aveva gli altri requisiti, cioè non era considerata meritevole. In questi casi si fa la richiesta riesame targa di merito, che è un moduletto molto semplice da compilare, al quale vanno allegate delle fotografie e va mandato direttamente. Antonio, ma dove lo trovo questo modello? Dove, come devo fare? Allora, nella home page del sito, ripeto, www.federmoto.it, al centro pagina, a fianco al tasto di cui parlavo prima, quello iscrizione al registro storico, ce n'è un altro, c'è scritto servizi per motocicli già iscritti. Lì trovi la richiesta per il riesame targa metallica, trovi ad esempio la richiesta per l'aggiornamento dati. Se io compro una moto che è già iscritta, come faccio a chiedere il CRS al mio nome? Con l'aggiornamento dati, modulino da compilare e da mandare a Roma. Tornando al discorso della targa, nel momento in cui la mia moto è stata iscritta che non aveva ancora 30 anni, ha compiuto i 30 anni e io ritengo che sia meritevole perché secondo me la moto è perfetta, non devo fare altro che fare richiesta alla FMI di riesame targa metallica, allegando le fotografie a questo modulino e mandandole a Roma. Oppure nel caso in cui la moto è stata iscritta che aveva già 30 anni, ma non ha avuto la targa di merito perché, che ne so, il cavalletto doveva essere nero, invece io ce l'avevo grigio, dico una stupidaggine, giusto per capirci, sistemo il cavalletto, lo vernicio di nero, rifaccio le fotografie e faccio la richiesta di riesame targa metallica. Allora, due domande. La prima, adesso io purtroppo non vedendo i nomi di chi ci scrive, io consiglio sempre, se potete, firmatevi per piacere quando scrivete, perché non leggo l'autore della domanda. Allora dice Antonio, la targa di merito, credo che parli per i ciclomotori in questo caso, se non sbaglio, è più di 30 anni da un certo di anno di costruzione? No. Allora, fino allo scorso anno, 2019, per i ciclomotori, solo ed esclusivamente per i ciclomotori, la targa di merito veniva assegnata fino al 1975. Da quest'anno, 1 gennaio 2020, abbiamo deciso di estendere anche ai ciclomotori la stessa regola dei motocicli, cioè 30 anni compiuti. Ok, chiarissimo. Un'altra domanda molto interessante, secondo me, per tanti proprietari di moto sportive anni 90. Dunque, per la moto che uscivano dalla casa corredate sia di sellino del passeggero che di unghia monoposto, con quale dei due devo fare la foto? Allora, se la moto usciva corredata di sellino per passeggero, vuol dire che è omologata per due. Se è omologata per due, da libretto, deve circolare con la doppia sella, con le due selle, per cui va presentata con le due selle. Se usciva di serie con il guscio coprisella di serie, va presentata col guscio coprisella. Ovviamente se la si presenta senza, perché nel corso del tempo si è perso o si è rotto o che ne so, non è un problema, perché comunque quello a cui si fa riferimento è sempre la scheda di omologazione. Se la moto è omologata per due, sotto al guscio coprisella c'è la sella, per cui va bene. Diciamo che sono abbastanza accettate. Sì, sì, ok. Bene, dunque, spero di aver risposto a tutte le domande che ci avete fatto. Al massimo poi magari domani ti chiedo di dare una letta così ai vari commenti, per capire se ce n'è qualcuno a cui non abbiamo risposto. Dunque, io direi che abbiamo più o meno spiegato, no? L'iter, lo spirito, quali mezzi possono essere iscritti. Abbiamo trattato un po' di casi particolari. Sì, sì, abbiamo dato un quadro, secondo me, completo di quello che può essere scrivere una moto a registro storico. Ecco. Quindi,
Avendo anche raggiunto i 90 minuti di diretta, direi che possiamo lasciare libero Antonio e lo ringraziamo infinitamente per la disponibilità, la competenza che ci ha dimostrato questa sera, ma in tutti questi 12 o forse 18 mesi che è presente nel gruppo, ecco. Quindi grazie Antonio. Sono io che ringrazio te Filippo per avermi dato questa possibilità, perché, ripeto, torno a ripetermi, per me è passione, solo ed esclusivamente passione, per cui è una cosa che faccio molto volentieri, e la possibilità che mi hai dato di farmi conoscere da un vasto pubblico e soprattutto di, spero, essere riuscito a chiarire qualche idea e a togliere qualche preconcetto dalla testa di qualcuno dei nostri amici appassionati, mi riempie di gioia, mi fa piacere, per cui sono io che ringrazio te. Benissimo, a presto, buona serata a tutti e ci sentiamo e ci leggiamo domani sicuramente. Bene. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, 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 ciao. Ciao.